un aiuto concreto il progetto Me Generation lo darà. Sarà quello di orientare attraverso due percorsi chi vuole fare associazione e chi l'associazione vuole diventare impresa. Abbiamo pensato proprio a due momenti separati per queste due situazioni che sono classiche, ovvero chi vuole da zero mettersi un'associazione e chi invece magari ha già un'associazione rodata e vuole provare a lanciarsi nel grande salto di provare a fare un'impresa creativa. Daremo supporto, orientamento e tante informazioni utili. Beh, per associazionismo intendiamo ogni forma aggregata formale di unione fra singoli che appunto creano un'associazione. L'associazionismo ha tantissime, come dire, varietà di tipologie di associazioni. Ma diciamo che è un settore, un'area che è emersa molto negli ultimi, secondo me, 10-15 anni. I giovani sempre di più creano associazioni perché vogliono sperimentare quello che magari apprendono dal punto di vista dei loro percorsi formativi e spesso la creatività, quindi tutte le tematiche legate alla creatività, che può essere il web, la foto, il design. È importante perché appunto la realtà che vogliono associarsi, sono associate, sono tante e spesso hanno carenza di spazi e di supporti. Per cui fare rete può permettere, come dire, di implementare delle politiche che abbassino i costi e possano dare benefici a tutti. Penso a una politica sugli spazi, sulle attrezzature. Il suggerimento è di farlo con passione, perché questo è l'unico motore che poi spinge a superare le difficoltà che ci sono molte nel portare avanti un'esperienza associativa. Quindi di farlo sulla base delle motivazioni e delle passioni che effettivamente si hanno. Beh, ci sono tanti motivi personali diversi all'interno di questa associazione. Personalmente è la possibilità di fare appunto quello che mi appassiona, che sono piccoli eventi come il seminario di questa sera, e quindi creare, per quanto mi riguarda proprio personalmente, un ambito di discussione su alcuni temi di rilevanza pubblica e farlo insieme alle persone che stimo e con le quali, diciamo, c'è un ottimo rapporto, ma in modo aperto, non diciamo nel salotto di casa di un amico, farlo in modo pubblico in un posto in cui c'è la possibilità anche per estranei di partecipare. L'associazione nasce da un gruppo di amici che 5 anni fa decidono di prendersi cura di un luogo del loro quartiere, che non è questo in cui l'associazione attualmente è, e quindi si auto-organizzano per gestire questo spazio e concorrere al bando d'assegnazione di quello spazio. I bisogni sono tanti anche lì, perché le attività che si fanno qua dentro sono molto diverse. Si cerca di stare molto aperti alle esigenze del quartiere, quindi soprattutto sull'area stranieri, immigrazione e bambini e giovani mamme. Questi sono i bisogni che l'associazione ha rilevato stando qui e aprendo questo spazio. Poi ci sono altre attività che nel tempo rispondono a bisogni più specifici. Mi viene in mente lo sportello di psicoterapia, che rispondeva ad altri tipi di bisogni, oppure attività più sporadiche come quella di stasera, che sono più un bisogno nostro in questo caso di avere uno spazio di confronto dove fare cultura, dove parlare, dove discutere in modo pubblico. Ci aspettiamo di andare in pensione come giovani che aprono un'associazione, perché lasciamo un'eredità a chi vuole prendere in mano questa situazione e gestirla, cambiarla, rispondere ad altri bisogni che nel tempo emergono, e quindi ci aspettiamo di sparire noi come ruolo che abbiamo qui dentro. Questa è la più bella, almeno personalmente, aspettativa che ho. Possiamo dire che sostanzialmente, ovviamente, siamo nel momento della crisi, non può che soffrire anch'esso, essendo inserito l'associazionismo nei gangli della nostra società, non può che soffrire appunto comunque gli effetti della crisi, sicuramente della riduzione delle risorse,
soprattutto in campo sociale, di welfare, ma anche culturale, e quindi è sicuramente una fase molto, molto, molto difficile. Anche perché appunto non aiuta il fatto che da un po' di tempo i vari governi che si sono succeduti hanno pensato anche che il mondo dell'associazionismo fosse da controllare molto di più, dando per scontato che ci si trovasse di fronte a un mondo che generalmente non evade o comunque non svolge al meglio il compito anche di contribuente, quindi come dire, in qualche maniera sono iniziati controlli complessi, ma anche è stata indetta un'anagrafe fiscale che mette molte organizzazioni, soprattutto le più piccole, abbastanza in difficoltà, perché comunque sono ulteriori procedure burocratiche che si assommano a tanta burocrazia che serve ormai per gestire un'associazione. Quindi mentre il mondo appunto dell'associazionismo giustamente chiede una semplificazione, così anche amministrativa, così come avviene anche per le aziende e per l'impresa, nel frattempo appunto settori particolari soffrono un po' più di altri, e quali nello specifico? Intanto appunto il mondo del volontariato, diciamo ex legge 285, sicuramente è in una delle sue fasi più difficili, proprio perché nel momento della crisi e in mancanza di risorse anche i volontari fanno fatica a stare essi stessi come progetto di vita e avere il tempo di dedicarsi agli altri, ma resiste ovviamente. Notiamo ovviamente la difficoltà maggiore a raggiungere i giovani, no? Perché ovviamente col 41% della disoccupazione giovanile diventa difficile pensare che un giovane possa dedicare e trovare il tempo anche a fare il volontario, se non questo gli permette di aumentare anche le proprie capacità e competenze anche curriculari. Sicuramente però appunto il volontariato è in un momento abbastanza difficile. L'associazionismo di promozione sociale, ex legge 383, se vogliamo proprio usare queste caratteristiche, sicuramente, come dire, essendo in grado di produrre, grazie alle attività e al rapporto diretto con i soci, risorse anche nelle attività quotidiane, sicuramente resiste un po' meglio. Poi c'è ovviamente tutto il mondo dell'associazionismo e della cooperazione sociale che lavorano sul tema del welfare e delle politiche sociali, che da un lato stanno pagando sicuramente la crisi, quindi la mancanza di risorse agli enti locali, che si riversano su problemi anche molto grossi di occupazione dentro lo stesso terzo settore, dall'altra parte paga però anche errori che esso stesso ha fatto in questi anni, perché non è stato capace di distinguersi, come dire, da un'etichetta che in qualche maniera gli è stata appropriata di essere erogatori solo di servizi, e di legarsi mani e piedi sostanzialmente al contributo pubblico, il quale ovviamente non sarà mai più come prima, e quindi questo rispetto alla riconversione e l'innovazione anche di un pezzo importante del nostro settore, che è quello appunto che si occupa poi soprattutto dei più fragili e delle difficoltà, può essere preoccupante. Quindi la situazione, per essere stati brevi, insomma anche un po', come dire, un po' generici ovviamente per il breve tempo a disposizione, può essere descritta in questa maniera. Diciamo però che appunto, per dare un'ultima riflessione anche positiva, sicuramente, come dire, non per questo mancano, passatemi il termine, le vocazioni, nel senso che il mondo dell'associazionismo cresce anche il settore dell'impiego dentro il terzo settore, questi sono anche i dati recenti, sicuramente, come dire, però non vive la sua stagione migliore, e rispetto al tema anche della sua capacità di innovarsi, credo che sia necessario fare uno sforzo tutti assieme, perché appunto il mondo come l'abbiamo conosciuto fino a ieri non sarà più uguale dopo questa crisi, che non è soltanto economica e finanziaria, a maggior ragione dovranno essere recuperate anche relazioni sul territorio, la desertificazione dei legami sociali comunque ha un impatto ovviamente anche sulle nostre organizzazioni, e la crisi politica comunque in ogni caso incide anche nella gestione stessa delle organizzazioni di terzo settore, per cui insomma è un momento abbastanza critico, ma che io credo il terzo settore saprà affrontare sicuramente con fatica, ma da questa crisi rilanciarsi, non è soltanto un modo di dire.